Konnichiwa! Ciao a tutti e a tutte ragazze e ragazzi, come state? Io un sacco bene, anche perché ieri è stato Natale, quindi sono un sacco felice, anche perché poi comunque le feste di scuola continueranno ancora per un bel po' e tra un po' anche Capodanno. Ho ricevuto dei regalini, come tutti sappiamo, perché ve l'ho detto su TikTok, ve l'ho detto su Instagram, e quindi volevo farveli vedere. Fatemi sapere anche cosa voi avete ricevuto per Natale e voglio farvi vedere tutto quanto. Sono un sacco emozionata, quindi direi di iniziare. Io ho messo tutto quanto in una box rossa e direi di iniziare. Vi ricordo come sempre che non faccio questo video per vantarmi, ma adesso vi faccio vedere il sondaggio che praticamente vi ho chiesto, adesso il telefono è mezzo scarico, comunque metto qua uno screen, vi ho chiesto quanto, se volevate appunto il video dei regali natalizi, e praticamente più del 90%, almeno dall'ultima volta che ho visto il sondaggio, ha detto di sì, e quindi proprio per questo l'ho fatto. Come vi ho detto, tutto qui in questa box, e questi qui sono i miei regali. Allora, adesso direi di iniziare. Questo qua è la box dove ci sono i regali che ho ricevuto io, e in questa box rossa con tutte le decorazioni bianche. Tra l'altro, casomai faccio vedere i regali a mia sorella, anche perché li metterò anche io, diciamo, quindi ve li faccio vedere. Prima cosa proprio che vi faccio vedere è questo maglione che ho, che appunto c'è scritto Merry Christmas ed è un maglioncino rosso con questa scritta. E tra l'altro questa collana è stato un regalo di mia sorella per lei, vedete, l'ho messo io, cioè cambiamo i vestiti. E quindi appunto questo qua in realtà è di mia sorella. Comunque il maglione è di Alcott, un sacco carino, vi ho fatto anche delle foto a tema su IG, andate a seguirmi là, vi lascio qua il nome, perché ho fatto questa foto a tema Natale che mi piace un sacco. Allora direi di iniziare. Questa qua appunto è la box e partiamo con il secondo regalo adesso, perché questo qua appunto era il primo, un attimo, natalizio. Allora, come primo regalo vi faccio vedere questo qua, che è il primo che proprio mi è capitato, ed è una box praticamente verde, un sacco carina, con tutti i dettagli oro e tutto quanto. E quando la apriamo ci troviamo questo qua, che è praticamente uno struccante per gli occhi di Yves Rocher, mi piace un sacco, io davvero li adoro, tutte le cose tipo per la skin care, e lo aggiungerò sicuramente alla mia collezione. Tra l'altro mi mancava lo struccante proprio per gli occhi appositamente, quindi voglio proprio provarlo, mi incuriosiscono un sacco. Anche questo qua, poi ragazzi, ho già aperto tutto quanto perché le ho provate le cose, quindi ovviamente sono quasi tutte aperte, ma proprio perché sono tanto curiosa, appena ricevo un nuovo regalo lo devo già scartare e aprire subito. Allora, questo qua è il Brillant Yves Rocher sempre, ed è l'11 il colore, ed è un sacco carino perché è un colore sicuramente un sacco portabile, infatti io lo userò tipo sia per uscire perché è un sacco bello, poi secondo me idrata anche un po' le labbra perché è un colore, si vede comunque idrata le labbra e è bello luminoso, e poi è un colore molto nude, quindi sia per uscire sia per scuola secondo me è perfetto, quindi davvero, poi è un colore così nella collezione mi mancava. E poi c'erano un sacco di campioncini, credo vicino. Altro regalo che ho ricevuto in questa box, un sacco carina. Questo qua mi piace un sacco e lo voglio assolutamente mettere sempre, solo che adesso non l'ho messo proprio perché dovevo fare il video. Comunque poi vicino c'era anche questa perlina che metterò tipo vicino a una collana, vicino a un orecchino. Allora, questo qua è appunto proprio il regalo, ed è un braccialetto con la scritta Marika e con un cuore, e mi piace un sacco. Adesso appunto proprio che ve l'ho fatto vedere, me lo metto pure, è un sacco carino ragazzi. Poi mi piace proprio il fatto che sia proprio un braccialetto personalizzato, poi io ho il polso molto piccolo, quindi lo stringo, e è un sacco bello anche il fatto che si può stringere, si può regolare a seconda della grandezza del tuo polso, bellissimo davvero. Poi passiamo ad un altro regalo, questo qua.
qua mi piace un sacco. Allora, lo sapete, come saprete, non lo so, io ho un giacchettino così di Bershka dove c'è praticamente questa trama con i bottoncini, e praticamente Bershka aveva fatto anche l'abbinamento con il toppino sotto uguale, che però io non avevo mai avuto l'occasione di acquistare, quindi mi è stato regalato. Come vedete è rosso con i quadrettini fucsia. E niente, di Bershka, non c'è prezzo ovviamente perché comunque è un regalo, però molto molto carino. E questa qua è un XS, perché io prendo l'XS praticamente di tutto tutto quanto. Un'altra cosa che mi è stata regalata, qui non c'è il cartellino perché l'ho già provata, quindi ok, allora è un po' difficile da farvi capire. Allora, praticamente è un body molto carino, però esce praticamente, si vede dal pantalone che è un body, non so come spiegarlo. Anche questa è una XS ed è di Bershka, poi dietro si abbottona così tipo tutto scollato, però penso che io metterò qualcosa dietro e mi piace un sacco. Allora, è di Bershka, sempre una XS, e la cosa bella di questo body, che è tipo tutto brillantinato azzurro, secondo me è perfetto per Capodanno. La cosa bella è che è abbinato a questa fascia, cioè comunque si acquista tutto assieme, diciamo, perché nel cartellino, quindi credo si acquisti tutto assieme perché nel cartellino c'erano entrambe le cose, quindi sicuramente. Un sacco carina la fascia, che è uguale a quella al body, sempre di Bershka ovviamente, bellissimo questo completo, tra l'altro già l'avevo visto, mi piace un sacco davvero. Altra cosa che mi è stata regalata, adesso vi sto facendo vedere praticamente tutto il vestiario. Allora, questo ragazzi lo adoro, ed è praticamente un completo che praticamente vi faccio vedere. Allora, è una canotta tipo crema così, tipo di lana, però la cosa bella è che comunque questa canotta, cioè, non te la devi mettere da sola, cioè puoi, però c'è sotto, cioè sopra come coordinato il maglioncino, aspettate, il maglioncino che è fatto così, molto carino, corto appunto, perché vi mettete il maglioncino e sotto esce la canotta, ed è una cosa davvero molto carina, ed è sempre dello stesso colore, stesso materiale, stessa trama possiamo dire. E questo set mi piace davvero un sacco e lo voglio mettere assolutamente. Dopo vi faccio vedere con cosa ho pensato questo completo, diciamo canotta maglione, perché mi è stata regalata un'altra cosa che secondo me ci sta benissimo. Come vi ho detto, voglio abbinare quel maglioncino e quel toppino a queste scarpe qua, che io ce l'ho già nere, mi sono state regalate crema, che sono praticamente lo stesso identico colore di quel completino top maglione, e mi piacciono un sacco e sicuramente le abbinerò assieme con magari una pelliccia che ho io sempre di questo colore. Voglio fare un abbinamento carino che sta frullando nella mia mente, poi lo realizzerò, ve lo faccio vedere, CG, seguitemi là. Un'altra cosa che ho già in mano, quindi ve la faccio subito vedere, che mi è stata regalata, questo, in realtà questo regalo mi è stato dato un attimo in anticipo, quindi comunque già l'avrete visto su G prima di Natale proprio per questo, ed è praticamente una pelliccia, una finta, ovviamente finta pelliccia, marrone. Io praticamente questa qua ce l'abbiamo rosa, crema appunto di quel colore, e poi mi è stata regalata anche questo marrone, perché secondo me è un sacco carina. E poi mi sono appena accorta che ha anche un bottone, che non me ne ero accorta, e ha pure le tasche, non me ne ero accorta. Bellissima, mi piace un sacco davvero, però non credo che questo bottone, ecco, non credo si possa chiudere in realtà. Ah no, sì, si può chiudere. Bella, davvero un sacco carina. E poi è stracalda davvero, ragazzi, in inverno secondo me è perfetta. Poi secondo me questo colore sta bene davvero con tutto, quindi mi piace un sacco. Poi vi faccio vedere questi qua, che non sono proprio regali Natale, però li ho acquistati nel periodo natalizio, quindi magari li prendo anche un po' come autoregali. Allora, abbiamo cappelli un sacco carini. Questo li ho guardato con un sacco di tipo brillantini, un sacco di cose così carine, e questo qua è bellissimo davvero, tipo così. È un sacco carino questo cappello, e poi c'è anche quest'altro cappello con una falda larga, ed è bellissimo, ed è praticamente, tutti me l'avete criticato su TikTok, però a me piace un sacco, quindi ve lo metterò, mi dispiace.
sacco bello rosa. L'ho messo bene? Sì. Mi piace un sacco questo cappello. È un sacco bello e tra l'altro mi sto fissando con i cappelli un po' particolari. E se mi seguite su G lo sapete, perché questi li avete già visti, perché come vi ho detto li ho, diciamo, presi prima di Natale. E però comunque, visto che li ho presi nel periodo natalizio, ve li faccio vedere in questo video. Poi ragazzi, abbiamo questa borsa qua, che praticamente ho già in mezzo anche questa prima di Natale, però questa qua è un regalo di Natale, solamente che me l'hanno dato anche questo prima in anticipo, quindi già l'avevo messo, già ne ho approfittato. Allora, è questa borsetta che è piccolina ed è di Mark Ellis, e la cosa che mi piace molto comunque è un brand Mark Ellis, però c'è la M grande di Marica, quindi è un sacco carina, poi tipo di nero opaco con la catenella oro scuro tipo, ed è un sacco bella perché è piccolina ed è molto bella. Sì, questo kit qua mi è stato regalato, anche questo un sacco carino. Allora, è una tipo trousse di Deborah, un sacco carina, nera e dorata. Allora, abbiamo mascara e matita nera, che sto già utilizzando tutti e due. Questo mascara è fantastico, ce l'ho adesso, ma è proprio bello. E anche questa qua ce l'ho adesso, ed è appunto una Kajal e eyeliner 2 in 1 waterproof, ed è la 01. E come vedete è già utilizzata, perché ce l'ho da un giorno e già l'ho utilizzata perché mi piace proprio tanto. Poi ragazzi, adesso vi faccio vedere. Allora, eccola qua, lei! Ve l'ho fatta vedere proprio così, senza manco un po' di suspense. Beh, lei! Allora, io la adoro ed è la cinta di Off. È da un po' che la volevo, però devo dirvi la verità, quella gialla, quegli altri colori non mi piacevano tanto, però questo colore mi ha proprio catturata. È bellissima perché è rosa pastello e oro rosa di base con le scritte rosa pastello. E mi piace un sacco. Questa secondo me è più corta di quelle edizioni precedenti. E poi è quella sottile, perché la preferisco sinceramente anche da sopra un cappotto. La sfrutterò un sacco sta cinta. E poi magari fatemi sapere se volete magari qualche video come la metto, che se mai li faccio su IG o su TikTok. Comunque vabbè, la potete passare da qua. E è troppo bella questa cinta, davvero. Io la adoro, la metterò tipo sempre, sempre, è troppo carina e l'adoro. Prima cosa ragazzi, volevo dirvi che ho appena trovato la busta dove contiene, diciamo, la mia borsa di Mark Ellis, che vi ho fatto vedere ieri, che non trovavo. Troppo carina, tutte le stelle. E poi mi avete detto che volete vedere i regali di mia mamma e mia sorella, quindi adesso ve li faccio vedere. Questi, diciamo, sono i regali che hanno ricevuto mia mamma e mia sorella, che metterò anche io, perciò ve li faccio vedere. Allora, questa qua è la borsa, che tra l'altro è piena perché se la stavano per mettere. È un sacco carina ed è appunto così nera. Guardate tutti i dettagli, mi piace un sacco e la metterò tipo un sacco. Poi c'è stato questo regalo che ha ricevuto mamma, che mi è piaciuto un sacco, che adesso vi faccio vedere e la metterò tipo sempre anche io. E questa fascia, un sacco bella, con da una parte questa trama e dall'altra parte questa trama con tipo i bauli, le borse, e mi piace un sacco. Noi già avevamo una fascia, sempre così, però tipo sul nero. Adesso questa qua è ancora più bella. Bene ragazzi, il video è finito. Se vi è piaciuto lasciate tanti like, iscrivetevi al canale e seguitemi sui miei social, come sempre vi lascio giù nell'info box. Vi mando un bacino, noi ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere cosa avete ricevuto per Natale e qual è il vostro regalo preferito tra questi che vi ho mostrato. Ciao, sayonara.